le controversie intorno a Chiara Ferragni e al caso Pandoro Balocco non accennano a placarsi, nonostante le scuse espresse su Instagram. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille! Tale situazione ha generato un acceso dibattito, con interventi significativi da parte di personaggi come Chiara Ferragni stessa e Alessandro Gassman. Alessandro Gassman ha preso posizione attraverso il suo profilo, sottolineando che la beneficenza, a suo parere, non dovrebbe essere né dichiarata né pubblicizzata. Questo, afferma Gassman, al fine di evitare che le iniziative benefiche siano percepite come un mezzo per ottenere vantaggi di immagine. Tuttavia, comprende che la riservatezza, unita alla gentilezza, sembra essere scomparsa. Gassman condivide un aneddoto personale, ricordando che suo padre ha sempre praticato la beneficenza senza mai parlarne pubblicamente. Questa discrezione, afferma Gassman, ha contribuito a rendere suo padre felice, poiché l'attenzione era rivolta esclusivamente ai risultati ottenuti. Al contrario, pubblicizzare tali azioni avrebbe causato imbarazzo. Il concetto centrale espresso da Gassman è che la classe non può essere insegnata né acquistata. Ritiene che la vera nobiltà d'animo si manifesti nell'agire bene senza cercare la luce dei riflettori. In un'epoca in cui la visibilità mediatica sembra essere la norma, l'appello di Gassman per un approccio più discreto alla beneficenza riflette la sua visione di un altruismo autentico, lontano da considerazioni di immagine. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille!